Per la pagina economica c'è da registrare l'ennesimo allarme, oggi quello della Confcommercio che registra la caduta libera ancora dei consumi, meno 4,4% nel primo quadrimestre di quest'anno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Un allarme che non deve restare inascoltato, ha detto il senatore della Lega Massimo Bitonci, che ha ribadito il no all'incremento dell'IVA perché sarebbe una vera pietra tombale sulla nostra già fragile economia. Sempre di consumi, abbiamo parlato anche con Marco Fortis, il vicepresidente di Edison, a margine dell'assemblea della Confindustria a Lecco. Sentiamo. Professor Fortis, qui all'assemblea della Confindustria di Lecco le ha fatto un'analisi economico-finanziaria della situazione del nostro paese a partire dal debito pubblico. Ha sottolineato il fatto che non è messa male invece come sembrerebbe da alcune stime anche a livello europeo. Dunque, intanto il debito pubblico italiano è certamente un problema importante, grande, che dobbiamo risolverlo. Tutti i debiti pubblici vanno, se possibile, ridotti e tagliate le spese improduttive e gli sprechi. Detto ciò, mentre 20 anni fa era giusto affermare che l'Italia era un paese strano perché rispetto agli altri aveva un debito pubblico visibilmente più alto, sia in termini monetari che in termini di rapporto al PIL o ad altri indicatori economici, oggi non è più così. Oggi l'Italia non è più l'unica pecora nera del debito pubblico, abbiamo una situazione molto complessa dove paesi come la Francia hanno ormai un debito pubblico in euro uguale al nostro, l'Inghilterra ci sta raggiungendo, la Germania ci ha sorpassato, quindi perché l'Italia dovrebbe essere sempre il sorvegliato speciale, costretto poi a fare politiche economiche che penalizzano le imprese, l'occupazione, creano crolli dei consumi come è accaduto negli ultimi 2 anni? Perché siamo inchiodati al parametro del rapporto debito pubblico PIL. Questo parametro è però completamente superato dagli eventi perché oggi i paesi veramente in crisi hanno magari dei debiti pubblici, a parte la Grecia, dei debiti pubblici rispetto al PIL più bassi dell'Italia, come la Spagna stessa. E la realtà è che il debito pubblico non diventa insostenibile quando è sopra un certo livello in rapporto al PIL, ma soprattutto quando non è più bilanciato dalla ricchezza finanziaria netta delle famiglie, cioè del settore privato nei vari paesi. Perché quello che controbilancia il debito pubblico e che permette in condizioni straordinarie di pagare tasse speciali come è stata l'IMU, non sono certo i redditi, visto che già non arrivavamo molti italiani alla terza settimana del mese, come si suol dire, ma è perché abbiamo potuto pagare l'IMU attraverso la ricchezza finanziaria che vuol dire i risparmi. Risparmi accumulati in banca. Non è una cosa bella prendere i risparmi per pagare delle tasse, ma i paesi che hanno i risparmi le tasse in più le possono pagare, come l'Italia. In Spagna, in Grecia, in Portogallo, in Irlanda sono paesi che sono andati incontro a delle crisi finanziarie ben più gravi delle nostre perché non c'erano ricchezze finanziarie alle spalle adeguate. Ciò detto, avere fatto una politica di troppa austerità e quindi l'Europa ci ha costretto a intervenire duramente, noi l'abbiamo fatto in maniera un po' troppo accondiscendente, a mio avviso, senza opporre le giuste ragioni a difesa dei nostri interessi nazionali, ci ha portato a creare un fortissimo crollo del mercato domestico in questi ultimi 2 anni che di fatto ha spiazzato le imprese. Le imprese oggi non è che vanno male perché non sono competitive e non sono capaci di esportare, ma perché noi italiani, per ossequiare ai dettami dell'Unione Europea, ridurre il deficit sotto il 3% del PIL in nome di questo abbattimento del debito pubblico, abbiamo semplicemente semidistrutto il nostro mercato interno, che è crollato di cifre enormi, perché mediamente i consumi sono caduti in 2 anni di circa il 5-6%, ma in certi settori sono caduti anche del 20-25%. Però lei ha detto a questo punto, dopo l'uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione, c'è più margine di manovra, però bisogna agire subito. Cos'è che bisogna fare subito nei confronti dell'Unione Europea? Bisognerebbe avere il coraggio di dire: con le vostre regole siamo stati capaci di raggiungere gli obiettivi che ci avevate indicato. Adesso che li abbiamo raggiunti ci permettiamo di contestare alcune di quelle regole, come quelle che ci hanno portato a semidistruggere il nostro mercato interno e creare una recessione che ha enormemente penalizzato le imprese e creato disoccupazione. Quindi tutti devono ridurre il debito, non solo l'Italia, anche la Francia e anche la Germania, ma l'Italia non può più continuare a essere l'unica che finisce dietro alla lavagna tutte le volte